Hey Cooge, ben ritrovati dal vostro Androlink 91 su OK Watch 3. Vi starete chiedendo, Androlink, ma non dobbiamo fare il capitolo con Luna, finire quel capitolo e poi e successivamente venire in America? Sì, e lo faremo oggi, ma prima vorrei aumentare il rango Watch del mio orologio americano. Hello. Perché siamo solo al rango D, quindi vorrei portarlo al rango C. Ok, posso potenziare il tuo OK Watch, grazie. Cominciamo, è quello che vorrei dire, ma prima ho un piccolo favore da chiederti. Dovrà dimostrare di meritarlo. Preparati a una battaglia. Con la navigazione attivata sarà un giochetto da ragazzi. Vediamo un po'. Questo vicolo qui, sì. Ah, è qua sopra. Oh, limonada. Come si chiamerà in italiano? Aspretta e nuggeton. Che è la pepita di... Ma è una patata, non è una crocchetta di pollo. Dunque, saliamo qui. Ah, me lo ricordo questo. Che se non sbaglio, qui poi c'è anche quello per... che sembra tipo... l'omino dell'uscita di emergenza. Ah, questo no, questa è un'altra cosa invece. Molto bene. Ben così. Ah, è il duo di nuotatori. Oh, vuoi lottare? Certo. Bene così. Lottare con te, perché no? Va bene così. Certo che va bene così. Sconfiggiamoli subito, anzi. Solo lui, certo. Sconfitti, ma Leonguista c'è rimasto. Mi hanno fatto un attacco davvero forte, ragazzi. Non me lo aspettavo. Ma questo è Panichiao là. Manny Panichiao. Perché c'ha sto nome strano? Non ha senso. Anche in italiano, Rocky. Chiamalo, non dico proprio Joe, ma Rocky almeno. Anche questo è stato sconfitto. Muoviamoci subito a cercare l'altro. Wow, lo yokai wanted? Sì, erano yokai wanted the Whisper, sì. Eccolo, preso qua. Oh, mette il ketchup sul gelato alla fragola. Gelato alla fragola, ketchup. Sono tutti e due rossi, qual è il problema? Ma il gelato alla fragola non è rosso. È rosa al limite. È rosa, un rosa forte. Mannaggia a te. Va bene, però. Ehi, ascesa di Imaginix. Pistola per fare una cosa un pochino più easy e veloce. Sconfitto in maniera molto più semplice rispetto a quel barbecue del Infingardo dell'altra volta. Poi non mi ricordo come si chiama, però mangiava la carne bruciata. Gli piaceva la carne bruciata. Oh, buon per lui. Mi ha finito in bocca il gelato ketchup fragole, orrendo, Non lo farò mai più. Cioè, questo è ricercato per mangiare il gelato col ketchup e la fragola. Va bene, va bene. Gli OK Wanted lavorano in squadra e ce ne sono ancora uno in libertà. K-Bo. Recensisce videogiochi senza averci giocato. Un po' quelli come quelli che fanno su Metacritic, che danno tipo a Super Mario Odyssey 2.0. È uno yokai di livello 25, a rimanere da queste parti fino alla data 29 dicembre. Ci manca poco. Oddio, ci mancano. Pochi giorni ci mancano. Vabbè, recensisce videogiochi, sì, ma come lo becco? Andiamo a prendere anche l'ultimo yokai per il rango C. Comunque sia, nel prossimo episodio faremo i Busters o Blasters T, comunque sia. La nuova modalità di gioco che c'è appunto per questo Yokai Watch. Carne, carne, ancora carne. Chi ha detto vuoi batterti con me? Certo. Fatti sotto, sei cotto. No, non sono cotto. Proprio per niente. Grazie per aver aspettato, potenzialmente è completo. Rango C. E ora subito torniamo in Giappone da Luna. Eccoci qui, dobbiamo entrare all'agenzia per vedere che cosa è successo prima di poter continuare. Stai lavorando come una matta, eh? Ah, sono davvero contenta che ci arrivino tutti questi incarichi. Ma tutto questo andare in giro mi ha stancato. E quindi vorresti che gli incarichi si portassero a termine da soli? No, ma vorrei che Traspec potesse teletrasportarci in più luoghi.
La vita non è mica tutta rose e fiori. A volte tocca darsi da fare. Ed è qui che sbagli, caro Sapion. Comunque, vediamo cosa succede su Kainet. Se proprio dobbiamo. Ma come continua con Andrea per raccogliere una Vindisi? Ma... Io ero tutto convinto che adesso avremmo fatto qualcosa, invece no. Dobbiamo risolvere i misteri di Fancy Death che abbiamo in America. Che bello, eh? Dunque, facciamo questi tre misteri di Fancy Death. Vediamo un po' quali sono. Sono questi qui, no? Ok, un alieno vicino alla riva del nord, la centrale di polizia e i campi del grano. Oh, il ranch. Sì, sì, iniziamo con questo allora, dato che stiamo qua vicino. Perfetto, dove dobbiamo andare? Dobbiamo scendere? Pensavo di dover andare in su, a dire il vero. Dunque, dove ci porterà? In alto? Certo, ci porta in alto. Ah, bene, proprio lì sul ponte. Ottimo. Sinceramente non ricordo assolutamente cosa c'è da fare qui. Ah, c'è un ragazzino. Hello, Wyatt. Siete anche voi in cerca di verdostro? Verdostro? Cosa? Non hai mai sentito di verdostro? È un omino verde. Yes, un alieno. L'hanno visto vicino al fiume. Un alieno? Right, è un omino piccolo e tutto verde. Per questo lo chiamano verdostro. Non è che sta parlando di un K? Che storia! Nessuno può saperne di UFO più di un alieno. Scopiamolo, Andrea. Ci sto. L'hanno visto in tanti, perché non provate a chiedere in giro? Va bene, grazie. Ragazzi... I misteriosi piccoli alieni verdi. Dobbiamo chiedere a tre persone. A Paola Portalia, ovviamente, eh. Dov'è sei, Paola? A dire il vero, sono qui per farle qualche domanda. Per caso hai mai sentito parlare di un certo verdostro? Verdostro? Beh, l'ho visto. Ah, capito, mica non ha solo sentito parlare, l'ha anche visto. Dice sul serio. Che storia, ci puoi dire di più? Davvero, l'ho visto pescare al fiume, era un alieno piccolo, verde e molto ghiotto. Ghiotto? Perché non ho provato a catturarlo? Al momento mi interessa solo di portali bizzarri, nient'altro. Davvero professionale? Comunque, la prossima volta potresti portarmi qualche sfera del portale? D'accordo. Allora sembra che a Verdostro piace il pesce. E che ne sia ghiotto. In pratica è un estimatore di pesce. Ok, se è quello che penso io, allora mi ricordo tutto. Adesso, purtroppo, mi ricordo tutto quanto. Quindi non c'è più il senso dell'avventura e della scoperta. Ah, ma con il cacciatore della giungla? Hai mai sentito parlare di un alien... di una creatura chiamata Verdostro? Verdostro? Certo, presente. Ho visto vari verdostri con i miei stessi occhi. Vari verdostri? Ero al fiume quando li ho visti zampettare fuori dall'acqua. Pare che questi verdostri adorino l'acqua. Che storia! Credimi, ero sorpreso quanto voi. Ho dedicato la vita alla ricerca di creature rare e non avevo mai visto un alieno. Ah, quindi lui proprio alieno sicuro. L'altra è nel circo? Accorrete! Siete qui per vedere il circo? No, signore, siamo alla ricerca di una creatura chiamata Verdostro. Ne ha sentito parlare? I verdostri, li ho visti con questi stessi occhi. Vagavano per la città in cerca di qualcosa. Gironzolavano e cantavano. Avevano il corpo tutto verde come le cavallette. Mi sta dicendo che i verdostri possono cantare? Questi alieni sembrano simpatici. Non sono alieni, Whisper. È ovvio che sono i K, sono verdi. Allora, riassumendo. In giro ci sono vari verdostri, sono ghiotti di pesce. E sono alla ricerca di qualcosa qui in città. Che storia! E adesso, dove ricerchiamo? Vediamo, se hanno intenzione di procurarsi del pesce fresco, potremmo cercarli dove ne vendono. Se suggerisci di visitare i pescivendoli, ce n'è uno nei magazzini del mercato, poi uno nello Spectra Market, e non dimentichiamo di visitare il ristorante di sushi. Bene, così, andiamo all'avventura. Ci sto? Vai dove pullula di verdostri. Andiamo al ristorante di sushi prima. Lo so, vi starete chiedendo, ma Andre Link, perché proprio da quello del sushi prima? Perché nello scorso Yokai Watch Sushi, appunto, si trovavano qui. Quindi, onde evitare perdite di tempo, provo qui per primo. Però magari può anche essere che finché non triggeri tutti quanti e tre i punti, non compaiono. Può anche funzionare così, eh. Me lo sarei immaginato. Che succede? Ecco, insomma, sarà stata la mia immaginazione, ma ho visto le sushi sospeso nell'aria.
Dice sul serio? E poi che fine ha fatto? Ecco, è volato verso l'uscita. Del sushi volante suscita sospetto. Vediamo, vogliamo vedere se lo troviamo. Se vogliamo vedere Whisper, dai. Però non penso che nel sushi bar ci sia questa musichetta. Sushi bar, tra virgolette, perché non è un bar. Sushi volante, sorvoliamo. Guardate, ma che diamine! Quindi la signora se l'era immaginato. Dove è diretto? Inseguiamolo, Andrea! Sì. Allora, in realtà era proprio il sushi volante, eh? Ma se io lo fermassi che ci parlo? No, niente, devo per forza seguirlo. Eccolo qui. Fermo lì. Ora vedremo chi c'è dietro questo mistero. Ma che diamine! È scomparso! Andrea, questa faccenda è curiosa, ma sento la presenza di uno yokai. Davvero? Sospettavo che fosse l'opera di uno yokai. Prova a perlustrare l'area dove il sushi è sparito. Quale area? Se no, qui c'è un K. Però questo K è più blu che verde. Kami K, allora. È un po' che non ci vediamo io e te, eh? Kami K. Ci hai trovato. Gli altri sono già più verdi. Accidenti, da dove siete spuntati? Guarda chi c'è, Falcappa, lo yokai classico. Come va la vita? La trovo bene, signor Falcappa. Vedo che siete tutti Kappa. Movie Kappa, tavolama, c'è addirittura Kappa donna. Aspetta. Kappa donna. È un raduno di Kappa. Ora tutto ha un senso. Creature tutte verdi che vivono in acqua e sono ghiotte di pesce. Sono loro le creature che la gente chiama verdostri? Non erano altro che K. Bene, quindi... Il mistero è risolto. Ma K-donna? Cioè, il rapper K-donna? Ci sono! Mistero risolto! Non ci credo. Ecco, che ci fate qui negli USA? Siamo turisti e veniamo appositamente per ammirare il paesaggio. E si sta rivelando interessante. Mi meraviglia che vendano i sushi anche qui. K-donna, perché K-donna? Io, fratello, ai K di Valdoro non piace il cibo degli USA, poveri loro. A K-donna non piace il sushi, non sa che si perde. Beh, il sushi è buono. Il California Roll. A me piace solo quello. Quello col salmone mi stomaca un bel po'. Ah, davvero? Ora riprendiamo la visita turistica. Andrea, ci si vede. Certo, divertitevi. Bene, abbiamo trovato i verdostri, ma non abbiamo scoperto nulla sull'UFO. Dobbiamo trovare un'altra pista da seguire. Sì. Già, ora facciamo questo qui. Navigazione attivata. Dov'è? Eccolo qui, la gente. Oh, dell'altra volta. Ehi, ragazzini. Non ci siamo incontrati prima? Andrea, quello è il polizotto che ha portato la pizza. Tornate a casa, ragazzini. Girare di notte è pericoloso. C'è qualche problema, gente? Ecco, gli alieni stanno invadendo la città. Alieni? Può dirci di più? D'accordo, ma solo perché so che siete bravi ragazzi. Delle persone sono state risucchiate da qualcosa di circolare luminoso. Sono state rapite di notte e paure di trovare da tutte altre parti. È un UFO, no? È un UFO, UFO. Come potrei io, un semplice poliziotto, risolvere un problema del genere? UFO? Potresti aiutarmi chiedendo informazioni alle vittime rapidamente alieni? Sì! Certo, conti su di noi. Grazie ragazzi. Ecco, segnalerò la loro posizione sulla mappa. Se scoprite qualcosa, correte a riferirmelo, intesi? Intesi, poliziotto. Questo era quello che parlava con l'accento latinoamericano potente. Ah, cerchiamo un posto tre persone. Se non sbaglio, c'era anche una vecchietta in... incriminata. Una si trova qui alla giostra. La vecchietta, sì. Salve ragazzi, che succede? Abbiamo sentito del rapimento alieno. D'accordo, vi racconterò l'esperienza terrificante che mi è capitata. Ero in chiesa quando all'improvviso mi sono ritrovata dentro la centrale di polizia. Hello. E non ha visto nulla di strano? Ero assorta nei miei pensieri. Poi ho sentito che venivo risucchiata. Da quando mi sono resa conto ero dietro la centrale di polizia. Che le sarà successo? Qualcosa deve averla trasportata lì.
Deve essere l'opera degli alieni. Ma così, tranquillo, 100%, Brumotti? Mi scusi, è lei a essere stato rapito dagli alieni? Sì, in persona, cos'era Bugliago, Cyborg? Ormai me lo chiedono tutti in città. Cosa volete sapere? Può raccontarci cosa è successo? Tornavo a casa dal lavoro, ero fuori al municipio quando sono stato rapito. Un minuto dopo mi sono ritrovato alla chiesa, assurdo! Tutti credono che ci sia arrivato da solo senza rendermene conto. Ma sono stato rapito, ve lo assicuro. Il municipio arriva del nord, mentre la chiesa della Cardia orientale. Non avrei camminato tanto se senza rendermene conto. Sembra per degli alieni, me lo sento. Andiamo a trovare anche l'ultimo che si trova dalla Cardia orientale. Oh mio Dio, è lo Yokai Wanted, quello che lavorava in coppia con l'altro. Eccolo, preso. Che storia. Yeah, sono K-Boy, yo, un K-Wanted. Perché? Dice la gente, recensisce i videogiochi senza averci giocato. E perché dovrei giocarci? Io sono un rapper, devo pensare alla musica, yo. Ma allora non recensire neanche i videogiochi. Vai, sconfitto! Oh yes, baby! Cavolo, però era forte, oh! Davvero forte! Bottiglia infinita ho raccolto. Buono. Che storia! Oh yo, il mio rap ha fallito e adesso mi è stecchito. Colpito e affondato, ormai ho imparato. Giocare prima di parlare. Oppure pagare, yo. Già. Detective Andrea, ottimo lavoro con quello Yokai Wanted. Ok, biglietto musicale per 5. Wow, hai fatto 2 arresti consecutivi. Per ricompensarti questa impresa ti darò più punti Wanted, ok. Che succede? Pericolo, pericolo, il re delle evasioni brontolante ha evaso. Il detenuto si trova in zona, prendete tutte le necessarie precauzioni. Che? Quel brontolante è arrivato negli Stati Uniti? Chi è brontolante? È uno Yokai Wanted che è evaso innumerevoli volte dalla Yo prigione. Questo qui non è come gli altri Yokai Wanted, è tutto un altro affare. Ah, quindi ci sta dicendo che se lo arrestiamo ci aspettano l'autoricompensa? Esatto, posso contare su di te per questo arresto, Detective Andrea? Certo! No! Ne parlo oggi, ma non ho possibilità. Contro brontolante, ragazzi, io non ce la faccio. E dovete farmi delle domande? Abbiamo sentito del rapimento alieno. Confermo e sottoscrivo. Stavo andando a far spese. Passeggiavo dietro alla centrale di polizia. A un certo punto ho visto qualcosa di luminoso vicino al municipio. Magari si era solo perso? Assolutamente no! Mi chiedo ancora cosa fosse quella luce che ho visto. E tutto l'un tratto sono stato rapito dagli alieni. Mi batte forte il cuore solo a ripensarci. Sembra così che l'esperienza gli sia piaciuta. Va bene. Quindi? Quindi abbiamo scoperto in tutto 3 luoghi sospetti. Il retro della centrale di polizia, il municipio e la chiesa. Lì c'è sicuramente qualcosa. Andiamo a vedere. Bene, all'avventura. Sì, andiamo. La centrale è a sud, il municipio arriva del nord e la chiesa alla Cardia orientale. Brontolante è scappato. Grazie al cavolo? Ma potevo affrontarlo secondo te? Però se a livello 25 uno yokai di quel genere mi distrugge, immagina anche un brontolante a livello 20 che mi combina. In ogni modo, la prima tappa da a controllare è una chiesa e c'è la bambina? No, non sei tu. Andiamo dentro, va. La chiesa è questa, ma pare che non ci sia nulla di strano. Già, me lo devo che avremmo trovato degli alieni ad aspettarci. I Traspec! Ehi, Andrea, sento uno yokai nei paraggi. Davvero? E certo avrà visto qualcosa, cerchiamolo. Va bene. Eccolo. Cammina, cammina, dici, ma come faccio a ritrovarmi in altri punti? I Traspec, me l'ero completamente scordato che ci fossero loro qui. Piacere di conoscerti. Traspec, e questo che sarebbe? Sono Traspec a vostro servizio, sono arrivato qui direttamente da Valdaro. Sai qualcosa di strani rapimenti alieni che si sono verificati di recente? Sono arrivato da pochissimo negli USA, non ne sa nulla di nulla.
Capisco. Mi spiace non potervi essere utile. Se non c'è nulla, c'è poco da fare, che cercheremo altrove. Mi pare giusto, no? Quindi dobbiamo andare alla centrale di polizia. Della polizia. Però no, possiamo anche andare prima al municipio. Cioè, facciamo prima in tutti i sensi proprio. Dunque, dovrebbe essere qui. Sì, ma non vedo nulla. Sentono gli occhiali dei paraggi. Davvero? Di certo avrà visto qualcosa, cerchiamolo. Va bene. È un altro traspec che sta qui, eccolo. Ah, si vedeva anche addirittura con la sagoma. Pronti? Allora, traspec, piacere di conoscerti. Ma non ci siamo appena incontrati? Devo ammettere che è raro incontrare due traspec in un giorno solo. Sai qualcosa di strani rapimenti alieni che si sono verificati di recente? Hai visto nulla di sospetto? Io sono il traspec a capo della zona e non ho visto nulla di strano. Sarà traspec capo? Dunque c'è rimasto un solo luogo da controllare. Vedrete che avremo più fortuna, ne sono certo. Speriamo. Bene, la centrale della polizia è l'ultima cosa che ci è rimasta da controllare, l'ultimo posto. Dietro la centrale di polizia addirittura. Mi chiedo però in quale modo questi traspec posizionati in questa maniera possano esserci di aiuto. Aspetta, ma dove... Proprio qui pare che non ci sia nulla. Sì, Andrea, sentono yokai nei paraggi? Va bene. Dunque, dove sei? Yokai Minomi. Eccolo qua. Ma lo capiranno anche loro che in realtà è Traspec il colpevole. Hai trovato uno yokai. Ah, piacere di conoscerti. Che diamine, ancora tu? Che succede? Hai per caso notato nulla di strano di recente? Come gente che spariva e riappariva altrove? Sono stato molto impegnato ultimamente, non saprei. Che disdetta, nessuno ha visto nulla. Aspetta un minuto. Traspec, hai detto che sei stato impegnato, ma a far cosa? Che state dicendo? Aspetta, ora che ci penso. Quasi dimenticavo. I traspec sono specchi antichi divenuti yokai e sono collegati come portali. Significa che sono perfetti per trasportare le persone ovunque. C'eravate voi traspec dietro questa faccenda? Ormai siamo stati scoperti. Chiedo perdono. Ma che diamine? Questo specchio è responsabile dei rapimenti. Stavamo solo cercando di espandere la nostra rete di traspec qui negli USA. Perciò abbiamo sperimentato qualche prova di teletrasporto col favore del buio. Questo spiega perché c'eravate in tutti i luoghi incriminati. Non avete cattive intenzioni, ma avete spaventato delle persone. Vi chiedo di scusarci, d'ora in poi saremo più attenti. Per fortuna non era opera degli alieni. Non resta che una cosa da fare. Caso risolto! Bene. Vorrei darti qualcosa in segno di scuse. Ora puoi usare la rete di traspec. Così potrai teletrasportarti in posti lontani e non batter d'occhio. Davvero, grazie. Beh, insomma... Ah, però ce ne sono anche altri, ecco, meno male. Sono così orgoglioso di prender parte a un tale evento storico. Magari ci teletrasportassero direttamente sull'UFO. Però potrebbero rivelarsi comunque utili. Sicuro? Beh, ovvio che sono utili i traspec. Pericolo in invasione aliena completato. Ora ci rimane una sola cosa da fare. Che è anche quello più... complicato, se vogliamo. Ma non troppo. Spero di non incappare... nella notte zombie. Nella notte zombie, in questa notte zombie, Frankenstein comunque sia ti spiega un po' di cose nuove. Se l'avete giocato comunque sia sapete cos'è, quindi non so se rifacendola mi ridice le stesse cose, però nel caso bisogna praticamente riconquistare la campana che si trova al municipio. Però prima bisogna appunto riconquistare alcune zone della città di Arachiglia, se no non se ne fa nulla. Guarda chi c'è, Wyatt. Ehi, tu devi essere Andrea. Sono Lyle, piacere. Piacere di conoscerti. Allora, avete saputo? Saputo cosa? Dei cerchi misteriosi apparsi al ranch e alla prateria. Come, come? Cerchi misteriosi? Credo si riferisca ai cerchi del grano, disegni creati dal grano appiattiti sul suolo. Tale fenomeno è spesso attribuito all'opera degli UFO. UFO, ci deve essere una correlazione. Andrea, dobbiamo proprio controllare il ranch e la prateria. Dovete vedere, sono spettacolari. Io ci sono andato ieri. Wow, sicuro.
Quindi andiamo a questo ranch che dovrebbe trovarsi qua giù. Vediamo un po'. Eccolo! Ehi, c'è anche un punto di recupero per gli yokai. A quanto pare però non si può andare più giù. Troviamo una baguette. Una baguette. Vediamo un po'. Svegliamo questo trust pack che ci servirà dopo. Quindi ora no, non devo venire con te trust pack. Anzi, andiamo giù. Cerchiamo. Attenzione però. C'è già qualcosa di strano qui vicino. Che sia uno yokai o un portale bizzarro? È una balla di fieno che è uno yokai in realtà. Wow. Sciattandato. Ma che combini qui, sciattandato? Ehi. Mi hai trovato. E vuole combattere. Certo, non può rilassarsi, quindi deve combatterci. Sconfitti, insomma. Mi hanno sconfitto anche loro. Imaginix, che poi comunque sia Imaginix risorge. Però cavoli, hanno fatto un buon lavoro, eh. Prendiamo la bici, se no non arriviamo più. Oh, e mo qua c'è da divertirsi. Non posso usare ovviamente la bicicletta in mezzo al campo di grano, se no succede un casino con i raggi, si storce tutta quanta la bicicletta, è un macello. Come lo so? Semplicemente so alcune cose. Ne ho sentito parlare e così ho voluto vedere con i miei occhi. Anche voi siete venuti a vedere? Sì. Già, proprio così. Mi chiedo... cosa ci sarà disegnato? Ce lo chiediamo tutti. Lasciate fare a me il vostro fantasmagorico valletto yokai. Ora andrò a dare uno sguardo dall'alto. Bastava controllare la mappa. Quindi? Che hai visto, Whisper? Beh, ecco. Ho visto una strana forma circolare. A questo ci eravamo arrivati. Dici a cosa assomiglia. Non ci sai dire altro, eh? Purtroppo. Chissà se rappresenta qualcosa. Una palla da baseball. Mi pare ovvio. Quello è un guantone e di là c'è una mazza. Dicevano che i cerchi nel grano li facevano... le persone li facevano praticamente con un... con un asse di legno e delle corde e loro passavano, però è un po' improbabile comunque sia. Anche se non credo agli alieni, però boh. Bisogna vederli per crederci. Che roba! Un vero cerchio misterioso! Hello. Che storia! Questo è proprio un cerchio misterioso a parte! Fantastico! Chissà com'è dall'alto! Lasciate fare a me il vostro fantasmagorico valletto yokai! Ora andrò a dare uno sguardo dall'alto e questa volta, Whisper, dici se vedi qualcosa di interessante. Dici a cosa assomiglia. Che hai visto, Whisper? Ecco. A dire vero non so cosa raffiguri nemmeno vedendolo dall'alto. Davvero? Questi alieni hanno un debole per le figure intricate. La comparsa dei cerchi misteriosi. Cerchio misterioso strano. Quindi ora andiamo dall'altra parte. Qua sotto c'è il diamante, appunto, che sarebbe la base. Casa base. Eccolo qui, signorina o signorino, non so. Signora, signorina, sì. Anche voi siete venuti a vedere i cerchi misteriosi? Sì, signore. Anche lei? Esatto, ma non ho idea di cosa sia rappresentata in queste forme. Questa qui sembra allungata. Come vorrei poterla vedere dall'alto? Riuscirò a scoprire che cosa c'è disegnato? Lasciate fare a me il vostro fantasmagorico valletto yokai. Whisper, cosa ti sembra? Non lo so. Non lo sai, vero? Questa volta è sceso a piombo proprio. Che hai visto, Whisper? Ecco, è una forma allungata, ma non so cosa rappresenti. Un cerchio misterioso della forma allungata. Che sarà mai? Potrebbero avere qualcosa in comune, ma non so cosa. Bene, ora abbiamo tutte quante e tre le foto. Credo che questo non sia l'unico cerchio misterioso in giro. Non abbiamo scoperto il significato dietro nessuno dei cerchi. Già, nonostante il nostro amico Palloncino li abbia visti dall'alto. Palloncino, hai detto? Ehi, Wyatt, Andrea! Ma è lei, l'hai tornata a dare un'altra occhiata? Ci sono cerchi misteriosi enormi a sud del ranch. Venite a vedere! Questi non li abbiamo ancora visti, eh? Andiamo a vedere di che si tratta. Va bene! Praticamente casa base. Arrivo Lyle o Lil comunque sia.
riesco. Ci metto un po'. Ma eccomi, finalmente. Ehi là! Venite a vedere questo, è gigantesco! Questo è un unico enorme cerchio misterioso? Incredibile! Soltanto ieri qui non c'era nulla, questo qui è nuovo. Davvero? Sul serio, quando me l'hanno detto mi sono precipitato a vedere. Quando pensi sia stato fatto? Secondo me, nel cuore della notte. Perciò, tornando qui in piena notte, potremmo avvistare un UFO. Come? Solo che io non posso uscire di notte, mia mamma si infurierebbe. Sono contento di aver visto un nuovo cerchio. Ma ora devo rincasare. Spero di rivedervi presto. Ciao! Ehi, Andrea, torniamo qui stanotte? Puoi scommetterci? Questo è il lavoro perfetto per Micellano! È deciso! Allora ci vediamo qui in tarda notte, così aspetteremo l'UFO. Sembra un buon piano! Bene, ragazzi, abbiamo raccolto anche l'ultima foto, quindi dobbiamo tornare qui di notte. Eccoci qua. Da questa parte teniamo gli occhi aperti. Chissà se riusciremo davvero a rivedere l'UFO. Puoi scommetterci? Ora facciamo piano o lo spaventeremo. Va bene. Spero proprio che abbiate ragione. Che cos'era? Nulla. Spero siate tutti pronti a giocarvi il tutto per tutto. Sì. C'è ovviamente anche la cheerleader. Wow. Oh. Grande, ma quello con due mazze. Dai, su, indica dove la lancerai. Quando fai così, è un fuoricampo. Stanno davvero giocando a baseball. Baseball? Oh, pare che oggi abbiamo degli ospiti in campo. Ah? Tu, Andrea, battitore di rimpiazzo. Un attimo, perché dovrei? Neanche Gibani si mette a fare il tifo lì. Va bene. Forza, Andrea, fargli vedere che sai fare. Ce la puoi fare? Ma fammi pensare. Mira in alto. Bene, fatti sotto. Prendi questa. No. Out. Non è il massimo. Che figuraccia. Se pensi di poter fare di meglio, provaci tu. Guarda e impara. Ma cosa? Che spasso? È stato proprio divertente? Sì, molto divertente. Mi piace il vostro atteggiamento positivo. Si chiama Strike. Allora, cerchi misteriosi. Ah, pare della mazza e della palla che abbiamo disegnato nel grano? Una mazza e una palla? Ora che lo dici, sembravano proprio una mazza e una da baseball e una palla. Ah, volevamo pubblicizzare la partita. L'idea è stata di Misterry. Misterry? Accipicchia! Un altro fantasma palloncino, però è azzurro. Caro ragazzo, dove hai lasciato le buone maniere? Mistero, sono misteri. E adoro ordire di intricati enigmi e oscuri misteri. Dove c'è il mistero, miei cari ragazzi, ci sarò anch'io. Misteri. È ovvio che cerchi misteriosi siano opera mia. Li hai fatti tu, che meraviglia. Mi lusinghi? Tu mi piaci. Sei avvolto nel mistero come un indovinello senza soluzioni. Grazie. Scoprirò i tuoi misteri. Tu vuoi scoprire i miei? se va bene a te. Misteri, ti piace proprio confondere le persone, eh? Che c'è di bello di una vita senza misteri? Mistero. Comunque, che potrete trovarmi qui non è affatto un mistero. Vengo ogni notte e aspetto qualcosa. Cosa? Mistero. Certo che sei circondato da tipi strani, Andrea. Non me ne parlare.
Quindi i cerchi misteriosi non erano opera di un UFO. Già. Almeno ci siamo divertiti a giocare a baseball. Giusto. Quindi i cerchi misteriosi erano una creazione di Miss Terry. Abbiamo finito per oggi. Dai. Ci sono. Mistero risolto. Oi oi oi. Quindi ora possiamo finalmente andare a giocare il capitolo con Luna. Molto lieto. Finire quel capitolo, che è ora che finisca. Oh cielo cielo cielo. Bonus ruota, cosa mi vuoi dare? Ti prego. Ah, oh, accidenti, di due. Beh, stavolta almeno non è di uno, no? Ma c'è la chiave e via. Puoi continuare con la storia. Così si conclude l'ultimo dei nostri tre misteri. E tutti opere degli yokai, dell'UFO nemmeno all'ombra. Di questa pasta non lo troveremo mai, gna. Gibagna ne ha ragione, per una volta. Dai, torniamo tutti alla base segreta. Li penseremo a un piano d'azione. D'accordo. E invece giocheremo con Luna, perché è ora che giochiamo anche con lei. Bene Cuccio, questo video termina qui, questo lunghissimo video termina qui. E io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Davvero davvero tante cose oggi abbiamo visto nel video. Yokai Wanted, brontolante, che non l'ho voluto affrontare apposta perché era impossibile a questo livello. Però comunque sia di poterlo riprovare, ma ehi, vedremo poi. Vi ricordo comunque sia che in descrizione trovate i link per Twitter e Instagram. Domani continueremo il capitolo di questa benedettissima Luna che si sarà rotta le scatole a essere chiamata in causa ogni singolo episodio. E metteremo la parola fine ai misfatti che si stanno svolgendo, che tra poco andremo a vedere a Valdoro. Quindi mi raccomando, domani alle ore 15:30 tutti sul canale, anche se è Natale. Venite un po' più tardi, non mi interessa, basta che ci ritroviamo sul canale per affrontare un mostro davvero davvero particolare. Come sempre vi ricordo inoltre di iscrivervi al canale nel caso ancora non foste iscritti, e ci vediamo nel prossimo video. Bye bye!